Ciao Cicide! Allora, mi è piaciuta la sigletta. Vi piaceva l'idea e quindi insomma l'idea piaceva anche a me, io la trovo una cosa carina. Ovviamente come sempre ho la batteria scarica. Ok, Silvia. Allora, uomini e donne, chi di voi non la segue magari non saprà, comunque c'è una divisione di uomini e donne. Uomini e donne baby, junior, diciamo, cioè dei ragazzi. Diciamo dai 20 ai 30 più o meno, 35, e poi uomini e donne, diciamo senior, cioè dai 35 agli over 80. La divisione è essenzialmente non solo di età, ma anche di conformazione della trasmissione. Uomini e donne baby non fa altro che mettere sul trono delle persone che devono essere corteggiati, corteggiati appunto dai tronisti o dalle troniste. Mentre su uomini e donne senior non troviamo tronisti, troniste, corteggiatrici, corteggiatori. Troviamo semplicemente delle persone, il parterre maschile e il parterre femminile, che si incontrano, insomma, interagiscono fra di loro, ballano e fanno delle uscite in privato che non vengono seguite con le telecamere. Dopodiché viene, insomma, il tutto viene un po' riepilogato e relazionato quando si siedono in centro e Maria chiede appunto com'è andata la conoscenza. Mentre uomini e donne baby, le esterne vengono riprese, quindi ci sono dei filmati, eccetera. Dobbiamo parlarne subito perché qua, cioè, la puntata è stata calda. Ovviamente io farò un riepilogo delle puntate perché non posso fare un video al giorno, ma la puntatona, puntatona è quella che riguarda intanto uomini e donne Valentina, la tronista, l'unica donna tronista, insieme poi a Fabio e ad Amedeo, scusate, Fabio e Amedeo. Ora parliamone. Valentina è giovane, ha 21-22 anni se non sbaglio, quindi ovviamente una ragazza giovane ha anche delle debolezze, delle insicurezze. Lei è una ragazza un po' diversa dalle solite troniste, molto wow, molto ce l'ho solo io. È molto più semplice, un po' più maschiaccia, semplice, devo dire che è un po' atipica come tronista. In genere le troniste sono un po' sexy, vamp, insomma. Ultimamente invece anche l'ultima tronista, Teresa, era un po' meno vamp, un po' più ragazza della porta accanto, ragazza normale, insomma, ecco. Ebbene, Valentina ha un debole, ahimè, per le persone discutibili, cioè le piacciono soprattutto nel suo parterre, ce ne sono una decina di ragazzi, ma i tre ragazzi che lei porta fuori, conosce da più tempo e che comunque si vede che la prendono di più, sono tre e sono Mariano, Andrea e Gianluca. Ora, Mariano è un po' colorato. Colorato nel senso che la sua napoletanità lui dice che la esprime così. Io non credo che tutti i napoletani siano così, tant'è che Gianluca è anche napoletano, ma ha un altro carattere completamente. Lui è proprio estroverso, esplosivo, esagerato. Effettivamente a volte è un po' troppo esagerato, diciamocelo. E quindi tipo a che si incazza, a che ride, a che batte i piedi, a che pare che non è successo niente, insomma. Maria, pure tu però, insomma, va Maria. Gianluca invece è napoletano, ma è più timidino e si vede più chiuso, più introverso. È il suo preferito dal punto di vista estetico, però ragazze, Mariano è anche un bel ragazzo, dai, diciamocelo. Anche Andrea è di Roma. Anche lui mi piace, magari un po' meno ferraglia, Andrea, fra bracciali, anelli. Che se passi dal metal detector, non lo so, cioè ti sequestrano per, non lo so, porto d'armi, comunque. Il problema è che l'ultima volta Maria, cioè una ragazza ti chiede il cellulare perché non si fida di te e tu che fai? Non glielo dai. Non gliel'ha dato, lei ha detto che gli erano arrivate voci. Golia! Lui si ribella.
Gli erano arrivate voci che lui si sentisse con la sua ex. Lei è una ragazza già molto insicura di sé, però da sé, insomma, però ovvio che se io un'insicurezza me la voglio togliere, tu che fai? Me la togli. Invece no, lui ha rifiutato categoricamente di dargli il cellulare per controllare e quindi ovviamente gli ha dato ovviamente la conferma che c'è qualcosa sotto, qui gatta ci cova. E quindi qua già Mariano. Poi è successo il putiferio in studio, perché come si fa? Due ragazzi che si contendono la stessa ragazza, che sono lì dallo stesso tempo, che sono a pari livello comunque, quindi sai, c'è sempre insomma la possibilità dello sgambetto. Vanno a braccetto, un altro po' vanno a mangiare la pizza assieme. Ragazzi, vi dovreste mettere, non lo so, l'ortica nelle mutande. Non potete essere amici. Dice, no, ma noi ci rispettiamo, siamo amici, ci stimiamo. Stima. Cioè, è come se fuori io e un'altra ragazza abbiamo le mire su un ragazzo, entrambe l'abbiamo baciato e poi no, io la stimo, la stimo. Ti stimo, sorella, io ti passo sopra con la macchina, prima e retromarcia, cioè dai, voi che ne pensate ragazze? No, dai, non è possibile, cioè non è reale, quindi da qua si capisce che forse l'interesse non è tanto per lei quanto per la notorietà, le telecamere, le puntate, la registrazione, l'essere comunque conosciuti per strada. Al che Valentina ha fatto un colpo di coda che non mi aspettavo sinceramente da lei. Insomma, fuori Mariano ed Andrea, eliminati per il loro braccetto, per la loro comunella, che insomma effettivamente fa un po' strano. Gianluca invece la consola, sempre un po' timidino, cerca di fare magari qualche passetto avanti, però ovviamente, insomma, se uno di carattere è un po' più chiuso, non può esplodere da un momento all'altro, è normale. Poi secondo me la bellezza di Gianluca, la particolarità è anche quello, anche il suo essere un po' introverso, un po' timido. Quindi la puntata si chiude così, con lei in lacrime perché ovviamente li ha buttati fuori, loro non se ne volevano, non si schiodavano da quella sedia, li ha buttati fuori, però si vedeva che ci stava male, quindi non è stata proprio una cosa sentitissima, è stata anche una cosa un po' spinta secondo me dalla rabbia del momento e da tutti che le dicevano che insomma la stavano prendendo per i fondelli, per cui si è sentita un po' punta nell'orgoglio e li ha buttati fuori. Non so se li farà rientrare, con molta probabilità io credo che ritornino. Trono di Fabio. Silvia, ecco la vamp della situazione, perché mi piace, è una ragazza un po' elegante, è un po' più sofisticata di qualcun altro, però se la tira pure parecchio. Giustamente Silvia ha però subito un duro colpo, cioè Fabio lei è andata a casa di Fabio per insomma corteggiarlo, e lui l'ha fatto entrare in casa e gli ha presentato la mamma. Dopodiché, ovviamente lei, contenta di questo, in studio, insomma, ringaluzzita dalla cosa, era tranquilla. Dopodiché in studio, ovviamente, Fabio, preso d'assalto dalle altre, gli ha presentato la madre, gli ha presentato tua madre. Lui si è giustificato dicendo, ce la posso fare. Beh, era a casa mia madre non lavorava, eravamo in giardino, mi sembrava scortese non entrare e presentargliela. Se mia madre non ci fosse stata, non gliela avrei presentata, ma era lì. Allora gli hanno detto, scusa, ma allora gliel'hai presentata solo perché era lì? No, vabbè, che vuol dire? Dice, ma se no ti andavi a prendere una cosa fuori, se non volevi presentargliela e ti sembrava male. E lui ha detto, no, ma io abito in campagna, quindi lì vicino non c'era un bar, qualcosa dove andare, quindi siamo rimasti a casa perché non è un posto centrale casa mia. Aia. Ovvio che lei se l'è sentita, raga.
Ovviamente dopo la puntata isterica, non lo voglio più vedere, effettivamente dai, cioè gli ha detto proprio, cioè in pratica gli ha detto guarda, te l'ho presentato solo perché eri là, o tu o un'altra, era la stessa cosa, c'era mia madre lì, mi sembrava male, te l'ho presentata, tipo così va. E poi ovviamente lei ha rifiutato l'esterna perché è risentita da questa cosa e lui ha fatto invece l'esterna. In pratica ha baciato chiunque, allora Fabio per conoscere bacia chiunque. Ok Fabio che sei caliente, perché insomma Fabio è caliente, diciamocelo, un gran bel ragazzo. Però non puoi dire io devo baciarle perché se no resto a un punto fermo e non le conosco. Al che giustamente Jack gli ha detto ma Fabio ma tu conosci solo le lingue così, cioè non conosci le ragazze, perché nelle esterne discorsi zero, i discorsi stavano proprio a zero, c'era solo contatto fisico, chimica, attrazione, ok, Fabio, però devi conoscere qualcos'altro oltre le tonsille. Ah, altra cosa simpatica, lo sputtanamento delle foto, cioè io sputtano le tue, tu sputtani le mie, quella si è fatta la foto in topless, quella aveva la foto in costume in piscina, tutte sputtanate in studio, portate. Per cercare di screditare ovviamente l'una o l'altra tronista, cioè un covo di vipere. Ragazze, vi piace una persona? Ok, ma giocate pulito. Bah, non lo so, comunque. Questo era un po' il riepilogo. Sicuramente prossima puntata vedremo anche un pochino di uomini e donne senior con George e Jem in luna di miele, ovviamente, loro sono sempre in luna di miele. Un po' diciamo, ecco, Jem si fa la luna di miele da una parte, George se la fa sullo scoglio insieme ai gabbiani. Questo era tutto, ci vediamo alla prossima puntata e mi raccomando, scrivetemi giù i commenti, cosa ne pensate e soprattutto se mi è sfuggito qualcosa. Un bacio!